ricetta di oggi è rana pescatrice e melagrana. Ci occorrono 2 code di rospo, salmone affumicato, una melagrana, 2 limoni, prezzemolo e pepe. Pulire le code di rospo. Tagliamo le pinne in eccesso e la pelle. Togliere l'osso centrale, cercando di ottenerne dei filetti. Compattare i filetti e iniziare a distribuire le fette di salmone affumicato sopra di essi. Una volta distribuito il salmone, ricoprire con i restanti filetti. Distribuire dell'olio d'oliva. Noi abbiamo quello appena ottenuto quest'anno, freschissimo. Questo è quello di Tonino Pantano. Legare il tutto con un filo da cucina, come se fosse una specie di rollè. Senza stringere eccessivamente. Il nostro arrosto è pronto e lo mettiamo su una carta da forno. Eccolo qua. Una macinatina di pepe, secondo i gusti. Alcune foglioline di prezzemolo sopra. E quindi della costiera amalfitana, È il momento di chiudere il nostro cartoccio. Cerchiamo di fare proprio una vera e propria caramellina. Vediamo il nostro cartoccio. Sgranare la melagrana. Infornare per 20 minuti a 210 gradi. Allora, passati i 20 minuti, possiamo spegnere il forno e tirare fuori la nostra coda di rospo o rana pescatrice. Profumino. Trasferiamo il tutto in un piatto da portata. Recuperare il liquido di cottura che poi ci servirà per mantenere più umido una volta impiattato. Momento della decorazione. Siccome noi prepareremo questo piatto a Natale, Giulia ci mette dei chicchi di melagrana. Dai, veloce, non ci metto 3 ore perché come al solito. Forza. E questo è il risultato. Adesso andremo a vedere. Togliamo anche adesso il filo. Che profumino. Guardalo. Impiattiamo. Guarda che spettacolo. Facciamoci un po' di questo. Il piatto, questa pescatrice con me. Spettacolare. Giusto equilibrio tra la rana pescatrice e il salmone selvaggio che sta in mezzo.
E anche la melagrana è perfetta. Cin cin.